tanti ritornelli. Salve a tutti, benvenuti a Ritornelli da Paola Belloni, da Luciano Nelli e dalla nostra assistente che non vedete perché lì sdraiata e sta dormendo, meglio così, sta buona e tranquilla. Ok, allora a me non mi resta che altro che elencarvi il menù del giorno, il menù martedì, del giorno, nel senso, noi lo chiamiamo il menù perché ci troviamo all'Hotel Villa Rita di Montecatini Terme, dove si mangia bene, dove si sta bene, dove ci trattano veramente alla grande, ma oltretutto in tema professionale non si direbbe la scaletta. Beh, chiaro. Scaletta? La scaletta. Artistico. Allora, culinaria. Oggi partiamo con le corna. Dai. Sì, lo diceva anche un mio amico quando gli ha chiesto come va con tua moglie, facendo le corna va benissimo. Ecco. No, però voleva dire... Le chiacchiere senso, da bar, queste. Scaramantico. Ecco. Vabbè, in questo caso è Genio e la Bubi Band che ci fanno ascoltare corna. Tra l'altro in mezzo c'è anche Gianni Drudi e Bobby Solo. Che trio. Allora, Gio Bosderi, Edmondo Comandini, Paolo Bertoli e poi... Oh, la regia ha tirato fuori la mia granada. Chissà wow. Da dove, chissà che granada sarà. Poi Cristiano Chesi, in questo caso diventa Baccello Holmes, che sarebbe non è Shellos, ma no. Baccellos. Grande investitore. E poi abbiamo Gabriele Montini con questa canzone del grande, indimenticabile, Alan Sorrenti, che è Tu sei l'unica donna per me. Allora, andiamo Luciano. Partiamo con le corna? Dai. Genio e la Bubi Band, corna. Io sono un uomo pensionato, ma in gran forma ed è perciò a una donna divorziata io non riesco a dire no. Sì, capisco, tu sei libera e fai tutto ciò che vuoi, ma un dolore insostenibile sono le corna che mi fai. Corna, ho detto corna, sei ritornata. Se fai finta di essere la donna giusta che non mi combina guai, ne hai già fatti sai, il tuo cuore mi regalerai, oh yeah. Fanno male i pugni in faccia e le tasse ancor di più, le bollette abbonamenti che mi hai lasciato tu. Fanno male certo i calli ed i reumatismi che, ma una cosa insopportabile sono le corna che mi fai. Corna, ho detto corna, se ritorni non ti pentirai. Corna, sì ho detto corna, giuro che non ti tradirò mai. Let's go guys. Gio Bosderi, che vediamo chi ci ha scritto per oggi. Ci hanno whatsappato da Villanova d'Asti, si tratta di Mattia che vuol fare una dedica per Silvio e Monica. Intanto salutiamo il Piemonte, tutto. Tutto intero.
Approfitto della vostra fantastica trasmissione per augurare ai miei amici Silvio e Monica un felice anniversario di matrimonio. 30 anni il 7 novembre. Spero di fare in tempo. Ma capito, stato è bravissimo. Bello se riuscite tempo a farci sapere le date precise, siamo ancora più contenti. Dedico loro la canzone a L'amore di Comandini, di Edmondo Comandini. Auguri anche a voi per questa nuova stagione con il nostro, con il vostro bel programma. Grazie. Che bello, grazie davvero. Che bello, grazie della dedica. L'amore ce l'abbiamo e ci abbiamo anche Edmondo Comandini. Alla grande, bravissimo tra l'altro. Jukebox dediche. Eccolo qua, io piscio il bottone del jukebox. Piano Luciano che devi arrivare fino a giugno prossimo, sì. Minimo. Né certezze né sconfitte e neanche ambiguità. Noi diciamo troppo spesso sacrosante verità, a dispetto dei giudizi che la gente ci darà. Il nostro Paolo Bertoli, siamo felicissimi sempre di ospitarlo perché veramente Paolo Bertoli è, col suo magico sorriso e la sua magica fisarmonica, in questo caso in un castello ed è gotica. Sì, il castello di Bardi, molto molto bello, il videoclip bello. Suggestivo. Alla grande. Paolino. Paolo Bertoli.
faccio partire la sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi, quindi non mi resta altro che far partire sigla. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio, nel salotto di Ritornelli è tornato Antonio Maenza, che non può essere lasciato in pace da Pola, altro che assistente di studio, la disturbatrice delle interviste. Bellissimo. Antonio, inizi la tua carriera di musicista a quanti anni? Dobbiamo dirlo? Sì. Vogliamo sapere. Ma senti, che io suono su di un palco per la prima volta, ci chiamavamo Le Tracce del Sole, perché andavamo... Wow, bello Le Tracce del Sole. Ed eravamo il gruppetto più giovane di La Spezia, in Liguria, a 14 anni. C'erano gli alunni e voi Le Tracce. Noi eravamo Le Tracce e seguivamo gli alunni. Gli alunni. Sì. Che bello. Quindi, e la prima canzone che hai suonato, che hai accompagnato? È stata una canzone delle Orme, mi sembra che si chiamasse... O si chiama, perché comunque rimane il successo, Regina al Trombador, una cosa del genere, insomma, è un po' progressive, un po', non si faceva proprio solo ballo, si faceva un po' cover band, perché certo, allora di tutto, c'era infatti, ancora questa sperimentazione. Poi è diventato orchestra da ballo, spettacolo, tutto quello che è Mater, da 36 anni che ho l'orchestra col mio nome. Che bello. Perché sono in cima a un palco, facevo il conto l'altro giorno perché sto guardando la pensione, no? Ah, ecco, ma non ci allora voglio guarda, andare, tranquillo. Guarda Antonio, aspetta e spera, fai i tuoi conti tranquillamente così. Perché sono su un palco, sono a proposito da quell'età lì, sono 47 anni di fila, non ho mai smesso. Caspita, ma se non avessi fatto il musicista cosa avresti fatto? Il cuoco, il pittore. Il cuoco, sì. Caspita, ma cuoco e pittore non è proprio la stessa cosa. Sono due passioni più o meno come la musica, non grandi come la musica, ma la cucina... Molto forte. Sì, perché, sì vabbè, sappiamo avuto... che sei bravo. Allora ti chiedo oggi, così, per esulare un po' dalla musica, il piatto che ti riesce meglio. Quello che piace più a me, da buon italiano, è la carbonara. La carbonara, guarda che qui lo studio sembra sta semplice, andando in visibilio. Sembra semplice, ma non è così semplice. Però ecco, cucino dal pesce, tutto fatto a mano. La hai capito l'Antonio Maenza, hai capito. Mi piace proprio capito. Cucinato, vado a scegliermi al mercato gli ingredienti, ma anche per me da solo. Come fanno i veri chef. Mi piace chef. Cucinare e sperimentarmi delle cose. Bravo Antonio. Mia mamma è stata cuoca, 23 anni nei locali, alla Spezia. Ecco perché. Sono cresciuto un po' accompagnato con questa... Antonio, ascoltami, in attesa di fare una bella carbonara per tutti, noi dentro, dai, lo faremo presto, noi dentro noi, la voce di Davide della tua orchestra. Davide, che saluto, ciao, ciao Davide. Andrà in crociera Davide, gli ho dato un permesso speciale con Ramona, saluto tutti e due, bene. Vi voglio bene, mi ha richiesto questo permesso, glielo ho concesso. E gli vuoi proprio bene per dargli questo permesso? Vi voglio bene. Tanto oggi vieni a cantare Davide, e Davide canta poi parti, dai, noi dentro noi, orchestra Antonio Maenza, certo. Grazie Antonio. Prego. E adesso andiamo un po' nel revival, devo dire, in un mio spettacolo in Scandinavia, dove ho presentato anche questa mia versione di Granada. E devo dire che me la chiedono sempre, anche durante le nostre serate, quando capita la faccio. Devo dire che dopo di me, che inventai di fare questo tipo di canzone, l'hanno fatta in tanti, poi, però sicuramente bene, magari anche meglio di me. Però in ogni caso, un mio show, non so se ero in Svezia o in Finlandia. Stoccolma, Helsinki, ti sicuro. Granada. Cantar se la va a regresar cuando es partida.
Adesso arriva Cristiano Chesi in una nuova veste, in questo caso è un investigatore di Baker Street, che era Sherlock Holmes. Molto privato, ecco, diciamo. Però in questo caso, siccome lui non è proprio Sherlock, è Bacellos. Bacellos Holmes. E vabbè, come che il nostro super Cristiano Chesi. Ma che giorno è? Ciao Luciano, sono Sherlock Holmes, un detective molto speciale. Mi hanno chiamato da Praga, Repubblica Ceca, perché qua stanno indagando su una cosa incredibile. Luciano, qua non è che hanno ucciso l'Uomo Ragno o Batman o Superman, qua stanno indagando sulla scomparsa dell'estate. È scomparsa l'estate! E allora io, Sherlock Holmes, indagherò su questa cosa. E se tanto mi dà poco, questo caso è per Sherlock Holmes. Vediamo un po'. Indaghiamo. Scomparsa l'estate. Perché? Ecco qua l'indizio. La birra. La birra in ceco si dice pivo. E pivo birra. Birra caduta. Birra caduta. In inglese si dice fall. Fall che vuol dire anche autunno. Luciano, abbiamo scoperto perché è scomparsa l'estate. È il colpa della birra. Vabbè, caro Luciano, non è un caso se ho risolto anche questo caso. Un saluto da Praga, da Sherlock Holmes. Alla prossima. Ma che giorno è? Ma che ora è? Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. E dobbiamo dire di questa canzone, l'abbiamo cantata tutti e chissà quante volte, è stato veramente un grande successo di Alan Sorrenti, e in questo caso però con un bel video realizzato da Canzionelli ce la canta Gabriele Montini. Vai Gabriele! Dammi tuo amore, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me, tu sei sempre mia, anche quando
Il tempo passa in fretta quando siamo insieme noi. È triste aprire quella porta. Io resterò se vuoi. Io resterò se vuoi. Sei proprio tu l'unica donna per me. Il resto non conta se io sono con te. Non voglio andar via. Se ti perdo non ho più nessuna ragione per vivere. Dammi tuo amore, non chiedermi niente. Dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via. Tu sei l'unica donna per me. Sei l'unica donna per me. Tu sei. Oh sì, tu sei l'unica donna per me. Ci salutiamo, ci vediamo domani, non mancate. Domani noi siamo qua e voi per forza. Votate la canzone regina, mi raccomando. Ecco, sì, cominciamo a votare la canzone regina nel mese di novembre. Certo. Tutti quelli che invieranno un sms, un whatsapp, una mail, quel che vi pare. Una lettera. Uno alla settimana verrà estratto dalla nostra redazione, verrà ricontattato dalla nostra redazione e lì verrà inviato un album, un CD. Ok? A domani, Luciano. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao a tutti, grazie. Quanti ritornelli